Caro Matis, Elara è scomparsa. Ho il terrore di pensare a cosa potrebbero farle. Suppongo che le notizie di questi eventi non abbiano raggiunto Ardent. Vorrai tu, infine, consigliarmi. Tessa. Bentornati a tutti a questo terzo capitolo della serie. Prima di continuare e dirigerci verso le porte che sono chiuse, per le quali però disponiamo la chiave, mi sono accorto, riguardando gli episodi precedenti, di aver lasciato indietro qualche baule. Pertanto andiamo a recuperarli e poi procediamo. Ne approfitto per parlare un po' di quello che abbiamo trovato fino ad ora. Abbiamo trovato in particolare la lettera di Tessa, indirizzata al cugino Matis, di cui si parla della scomparsa di Elara. E in precedenza avevamo trovato quella stanza dove giaceva un uomo apparentemente morto da poco e vicino a lui vi era una chiave che apriva una porta chiusa dove abbiamo trovato all'interno una ragazza anch'essa da poco morta. Che si trattasse di Elara? Potrebbe essere. E allora Matis potrebbe essere l'uomo che giace poco distante da lei? Anche questo è possibile. Tuttavia, Elara la ritenevo una persona di una certa importanza a livello di posizione sociale, mentre lì è vestita di abiti comuni, il che potrebbe anche essere perché magari è stata cambiata d'abito, perché è tenuta prigioniera. Rimane comunque il dubbio sull'effettiva loro identità di Matis, se fosse la persona che era morta davanti a lei, magari nel tentativo di liberarla, oppure l'aveva chiusa come ipotizzata al suo interno per proteggerla, senza però lasciargli le chiavi, tenendole lui e essendo convinto di poter vincere la battaglia e liberarla. Sono tutti quesiti che rimangono per il momento in sospesi e che magari cercheremo poi di analizzare e sviluppare più a fondo più avanti. Dunque, questo era un baule che avevo dimenticato. E al suo interno troviamo un Worm Gameson che proviamo subito ad equipaggiare e vediamo rispetto alla Cloth Shear sicuramente superiore, per cui ce lo teniamo, abbiamo fatto bene a tornare indietro, mentre l'altro baule che avevo dimenticato si trova qui vicino comunque. E per cui quel quesito che ho posto durante questo breve percorso potrebbe anche corrispondere a un'ipotesi sulla vera identità delle persone fino ad ora trovate. Queste persone che chiaramente sono diverse dai non morti che fino ad ora abbiamo visto. Ecco, qui ben nascosto c'è un altro baule, in questo caso pantaloni, anche questi veramente più validi. Aumenterà un po' l'encumbrance, però fino a 1,5-2 diciamo che possiamo permettercelo. Lasciamo qui, anzi teniamoli nel caso in cui avessimo bisogno di scendere con l'encumbrance. Bene, fatto questo possiamo procedere andando ad aprire le porte che sono rimaste chiuse fino adesso. Ecco, vedete, forse anche a causa dell'encumbrance tendiamo ad avere meno equilibrio, meno stabilità e quindi ad inciampare più facilmente. Come vedete, se mentre dirigo il personaggio tengo premuto il tasto di sprint, corre proprio più velocemente. Ed eccoci ritornati al punto da cui siamo partiti, in tutti i sensi. Dunque, utilizziamo la chiave raccolta, quella vicino al cadavere che si presuppone fosse Matis, e apriamo questa porta.
Dunque, molta della mia esplorazione, come ho detto, si basa anche su nozioni prese da internet. In particolar modo vorrei segnalare il canale di Moglia, che è un ragazzo inglese che ha trattato molto bene soprattutto la storia e la lore del gioco, da cui ho appreso cose molto interessanti che adesso vi mostrerò e che vi consiglio. Lascerò il suo canale in descrizione del video. Entrati appunto in questa stanza, che è anche questa paria di vita a deposito e stoccaggio, nonostante vediamo questi anelli sulle pareti delle colonne e queste che sembrano gabbie, al cui interno presumibilmente ci stavano degli animali. Ora, essendo un luogo non certo poco pericoloso, diciamo, vediamo se... no, qui dovremo combattere a una mano. Vabbè, prima vedo se per caso esce per conto suo, se no dovremo fare un po' di piazza pulita prima di aprire determinate porte, tipo quella lì dove si è posizionato proprio il simpatico zombie non morto. Allora, intanto apriamo qui e vediamo cosa si cela al suo interno, se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Pare che non ci sia nulla di particolare. Come vi ho detto, ogni oggetto è spostabile, spezionabile, e dietro alcuni vi farò vedere ci si celano cose interessanti. Ora non starò naturalmente a spostarli tutti, ma andrò a vedere presumibilmente quelli dove so di poter trovare qualcosa magari di interessante. Non morto che era qui se n'è andato, anzi no, sto dicendo assolutamente... Cioè, era in questa posizione lì, qui però devo prima verificare se sia nell'area, diciamo, dove possiamo incontrare altri come lui oppure no. Qui intanto troviamo delle celle, quindi per cui è un'ala destinata al contenimento di prigionieri. Vediamo queste catene piuttosto spesse, grosse, a dire la verità, per un essere umano, almeno così pare. Anche le catene dovrebbero essere... No, queste no, movibili. Vediamo che c'è un abbeveratoio, per cui potrebbe essere anche... Qui vediamo una gabbia, potrebbero essere anche celle per il contenimento di animali. Animali magari per una guerra? O forse soggetti ad esperimenti? Non lo so. Procediamo. Qui al momento non mi sembra. Sembra che... Ah no. Lo vedo male. No, è qui. Niente. A questo punto passeremo in modalità combattimento e lo affronteremo con il macete. Stando molto attenti perché lui ha un'accetta a due mani, può fare veramente male e soprattutto danni letali. Ecco come appena detto, si dà la fuga. E dobbiamo inseguirlo. Non possiamo permetterci di lasciarlo libero. Nel mentre qui vediamo che ci sono altre gabbie o prigioni. È caduto. Vediamo se riusciamo a assestargli un colpo. Se si rifugiasse lì,
che è una zona già esplorata, potremmo anche chiuderlo dentro, no? Continua a scappare, fortunatamente cade, non riusciamo però a colpirlo, sta diventando un po' comico questo combattimento. Ma d'altronde... ecco, è andato nel corridoio di entrata, a questo punto lo lasciamo fuori e procediamo con la nostra esplorazione. Fortunatamente il danno letale che ci ha fatto, come vedete, è minimo, quindi ci è andata bene. Questa è la stanza che abbiamo visto prima, andiamo a vedere. Questa è la stanza con le due celle che abbiamo anch'essa esaminata. Andiamo dunque a vedere questa parte, esplorarla meglio. Eravamo solo entrati e anche qui troviamo celle, però attenzione perché qui troviamo anche uno scheletro. Scheletro chiaramente dei tratti non da essere umano, ma da quello che è un quadrupede. Potrebbe essere un cane, presumibilmente. Non è dato capire esattamente la forma del teschio. Non si può raccogliere né spostare. Ci possiamo camminare sopra. E vediamo che certamente è un quadrupede. Sempre la solita catena presente. E qui troviamo le lampade che abbiamo notato in precedenza spente, e anche qui non si capisce esattamente quale sia la loro alimentazione, perché sicuramente nell'epoca in cui è ambientato il gioco non c'era elettricità, eppure si diciamo che sono innestate nel muro, quindi devono essere alimentate da qualcosa, e perché creano luce. Anche qui vediamo un'altra lampada spenta. Che sia qualcosa di magico, un'energia particolare, troveremo qualcosa in seguito per sapere un po' più su queste lampade, che rimangono un oggetto misterioso. Qui troviamo una cassa, però abbiamo un vestiario, indossiamo già qualcosa di migliore. Queste le due che abbiamo visto prima, qui gli immancabili bagni, al cui interno non c'è nulla di particolarmente interessante. Pertanto quest'area, la prima che abbiamo aperto con la chiave, lascia ancora da esplorare questa porta, dietro la cui si nasconde uno zombie, anche lui ha un uncino, ha due mani, arma abbastanza temibile perché, come detto, può fare danni letali, e per cui dovremo affrontarlo con una certa attenzione. Ok, siamo riusciti a eliminarlo. Non mi pare che indossi niente di particolarmente interessante che possiamo raccogliere. Lo stesso uncino, come ho detto, è molto interessante come arma. Ha un buon impatto e un buon bilanciamento, tuttavia rimane inferiore alla nostra barra a livello di bilanciamento, quindi velocità di... è uguale, rimane inferiore a livello di impatto, però come bilanciamento è uguale, per cui manteniamo comunque la nostra barra, che non produce danni letali, diciamo, se non con un'elevata forza di impatto, ma comunque in ogni caso ne basta stordirli per sconfiggerli, quindi teniamo l'arma che abbiamo già. Qui vediamo appunto
di qua illuminata, di là no, non si capisce il perché e non si capisce neanche esattamente quale sia la fonte di questa energia luminosa. Qui vediamo un locale adibito a bagni e troviamo uno scheletro, questa volta di forma umana, che giace qui. Anche qui non si capisce come mai ci sia la presenza di zombie non morti e contemporaneamente anche di esseri, quelli che erano esseri umani, lo scheletro di colore che erano esseri umani. Qui vediamo delle metal bar, sempre delle catene, anche qui in un'area adibita a bagno, delle catene. E qui troviamo appunto degli oggetti come questo, che possiamo spostare, è posizionato sottosopra, per cui spinge all'esplorazione, e troviamo una Lethal West che penso sia uguale a quella che abbiamo, per cui possiamo lasciarla dov'è. Osserviamo attentamente l'area, e proprio dove abbiamo trovato la Lethal West, se non erro, no, troviamo un secchio, vasche, sbarre. Nulla di particolarmente interessante e utile alla nostra causa. Quelle che sembrano pentole, probabilmente per scaldare l'acqua. Botti vari, eccetera. Prima di uscire e tornare dove siamo venuti, voglio fare un rapido giro di sicurezza. Possiamo spostare qua sotto, non ci dovrebbe essere nulla. Ok, c'è la porta. Ok, diciamo che l'area è stata esplorata abbastanza decentemente. Mi rimane l'unico dubbio. Questa è la porta da cui veniamo. Mi rimane l'unico dubbio per questa porta chiusa, che se non sbaglio quella mi pareva di aver chiuso il non morto nella porta da cui provenivamo, ma forse, e infatti mi sono sbagliato, era questa, o forse questa era un'altra, non l'avevo ancora aperta, perché mi sembra diverso. Questa è un'arma non troppo pericolosa a livello di danni, ma come vedete il suo equipaggiamento è veramente buono, quindi sarà probabilmente suscettibile di meno ai nostri colpi e bisognerà colpirlo una quantità maggiore di volte rispetto a quelli incontrati finora. E comunque la sua arma, nonostante sia una mano e non troppo potente, può, a causa dei chiodi, creare danni letali, per cui soprattutto con un headshot bisogna stare attenti. Ok, vediamo chi indossa un paio di stivali che potrebbero essere interessanti. No, meglio quelli che abbiamo.
niente di particolarmente troppo interessante, e anche l'arma è una base. Allora rimane questa parte, che invece è la stessa e che mi ero chiuso alle spalle. Non so come sia finita a finirci, come sia riuscita a finirci dentro, me la devo essere dormita. Nel frattempo è un'area che appunto abbiamo già esplorato, e per cui questa zona si può dire conclusa. Torniamo dunque all'esterno. Stiamo attenti perché qui avevamo chiuso fuori. Infatti sento dei rumori. Vorrei essere colta alle spalle. Anche qui, anche questa porta si sblocca con la solita chiave utilizzata finora, e qui diciamo che a fine la parte iniziale adibita tutorial, tanto più che una volta passati questa porta si attiva il checkpoint, per cui nel caso dovessimo morire anche per ferite letali ripartiremo da questo punto. Giunti qua, dirigiamoci questa parte, chiudiamo le porte alle nostre spalle perché quest'area è abbastanza ricca di non morti e di insidie, ed esaminiamo quella che pare essere una zona di ristorazione, dove probabilmente soldati, perché qui è una quantità veramente alta, o truppe venivano a consumare i loro pasti. Muovendo qui vediamo che ci sono dei libri che posso leggere io perché sono semplicemente dei vecchi polverosi registri, non forniscono informazioni oltre a quelle che abbiamo letto. E in questo momento, a questo punto, mi equipaggio con l'arma a due mani perché temo che dietro questa porta si celi qualcosa di non amichevole. Infatti, vedete, appena aperto veniamo attaccati alla nostra stessa arma. L'abbiamo colpito bene. Proverò a dargli un colpo da sinistra, ecco, da sinistra a destra, ma sono stato bloccato dal tavolo. Vedete come anche tutta l'oggettistica attorno a noi sia parte integrante non solo dell'esplorazione, ma proprio anche del combattimento. Il colpo che vi ho sferrato a sinistra e a destra, infatti, si è bloccato sul tavolo. Mettiamoci la cintura, non indossiamo, quindi sicuramente mai non ci farà. Questi stivali, no, sono inferiori a quanto abbiamo. Andiamo all'interno della stanza, controlliamo bene. E qui troviamo una pergamena, un libro e un baule. Partiamo dal baule, ok, niente di particolare. Mentre slash crash, leggermente superiori come crash, per cui sostituiremo quelli che abbiamo con questi, anche più carini da vedere, e poniamo tanto a livello di encumbrance, hanno lo stesso valore. Qui troviamo delle bottiglie sempre vuote che possiamo sempre spostare o addirittura raccogliere, ma che al momento non hanno un'utilità specifica. Bene, a questo punto andiamo con la lettura della pergamena e del libro. Pergamena.
Le spedizioni sono arrivate. Devo trovare un posto adatto e mettermi al lavoro. Finalmente posso scrivere un curriculum vitae con una vaga sembianza di decenza. Non posso sopportare questa sporcizia un secondo di più. Ho vissuto come un animale. Libro. Fantasmi. Questo libro si presenta come niente di più di una collezione di assurde teorie sull'esistenza di fantasmi. Tuttavia ci sono delle parti scritte in tono differente. Vi è un potere innato nel regno dei fantasmi. A differenza del mondo fisico, questo non è governato dai vincoli della materia o leggi della fisica. Un fantasma può evocare qualsiasi cosa. Qualsiasi oggetto o potere può semplicemente essere richiamato, più di quanto ne facciamo quando sogniamo. Tuttavia, far ciò richiede un'adeguata consapevolezza delle loro condizioni, comprensione del loro regno e dei loro luoghi. Molti fantasmi vagano in stato confusionale, in balia di pensieri e percezioni deviate, ma non solo. Ci sono coloro che si sono risvegliati o forse mai addormentati, mai stati in una condizione di sogno. Questi ultimi sono molto potenti. Possono dare forma alle cose non solo nel loro regno, ma anche nel nostro. Una pergamena è un libro interessante. La pergamena parla di una consegna che sarebbe arrivata e finalmente colui che probabilmente doveva controllarla è libero da questo impegno e può finalmente dedicarsi alla stesura di un curriculum vitae e dice anche di essere vissuto qui trattato come un animale, quindi una persona probabilmente di un rango diciamo superiore che si è prestato o ha dovuto eseguire un ordine. E contemporaneamente nelle vicinanze c'è questo libro che parla della possibile presenza di fantasmi che vagano all'interno del loro mondo ma che possono sconfinare nel mondo diciamo reale, nel nostro. Per cui chiaramente si può fare una sorta di collegamento con di zombie, i non morti che troviamo qui, benché lo stesso libro si presenti come una collezione di assurde teorie sui fantasmi. Andiamo quindi nella stanza principale, dove troviamo subito un atteggiamento ostile, ha un palo di legno, bisogna comunque stare attenti. E soprattutto evitare di inciampare nelle sedie o nei tavoli o sferrare il nostro colpo su di essi come ho fatto prima. Ok, è andato, sembra più spoglio degli altri, difatti non ha nulla. Affrontiamo anche il secondo, anzi il secondo si è nascosto, presumo, qui dentro. Quindi lasciamolo uscire, intanto mettiamoci in modalità combattimento. E vediamo se anche lui è ostile. Attenzione, perché questo si presenta con una mazza, quindi lenta ma davvero potente, sia come impatto che come generazione di danni letali. Intanto abbiamo preso la skill, come potete vedere da quest'icona che lampeggia in basso a destra, quindi ora disponiamo del remise, cioè il secondo colpo, e possiamo equipaggiare un'altra, ma prima cerchiamo di fare fuori lui. Ecco, invece volevo fargli un headshot, come vedete me l'ha fatto lui, quindi danni letali. Non sono stato per nulla attento, dovevo aspettarlo, invece ho voluto cercare di colpirlo per primo e mi è andata male. Un headshot è una cosa, con un martello del genere, la peggiore che ti può capitare.
per cui bisogna cercare di gestirla diversamente, lasciare che lui dia il colpo, sfruttare la velocità della nostra arma rispetto alla sua e quindi assestare il colpo non appena lui ha esaurito il suo. Questa tattica dovrebbe dare dei buoni frutti e soprattutto evitare dei colpi sulla testa che sono quelli più letali. Ok. Abbiamo acquisito la skill Remise. Possiamo solo equipaggiare altre skill a livello di armatura, scudi o attacco, perché come vedete nel combattimento a distanza non c'è nulla, e io a questo punto mi vado a equipaggiare la prima abilità, manovre in armor 1, che permette di muoversi più velocemente nonostante il peso dell'armatura e l'ingombro che questa comporta, per cui la vado a equipaggiare e questa è la prossima skill che andremo a sbloccare. Le skill e le esperienze in Exanima funzionano in maniera molto particolare, pensata. Difatti non basta uccidere degli avversari se questi a livello di armature, a livello di armi, sono inferiori a noi. Ma bisogna ogni volta affrontare sfide sempre più pericolose e difficili e anche scoprire, leggere pergamene, libri, questo, ed esplorare luoghi. Questo porta all'aumento dell'esperienza e quindi a velocizzare l'acquisizione di skill. Qui abbiamo una cassa, panca, qui abbiamo un macete che non ci interessa, troviamo degli stivali, ok, Gameson che se non sbaglio non ha delle caratteristiche superiori a quello che indossiamo, ma a questo punto proviamo. No, è superiore, ha anche un mezzo punto di encumbrance in più, ma al momento teniamo questo, arriviamo a 2. Posso giocarmi un'altra metà pallino e poi fino a che avrò acquisito la skill non potenzierò più di questo. Andiamo per questo episodio ad aprire queste altre due porte e liberiamo quest'area qui. Porta sforza e sentiamo che c'è qualcuno al di là di essa, per cui ci mettiamo in modalità di combattimento a due mani, cerchiamo di forzarla ad uscire se riusciamo, anche perché come vedete ha un'accetta, quindi è pericoloso e andare al suo interno non è certamente consigliato, saremo troppo stretti. Vediamo se riusciamo a farlo uscire, forzando la porta. No, questo giro non mi dice per niente bene con le porte chiuse. Sono costretto ogni volta ad aprirle manualmente con la spinta. Evitiamo di fare headshot a distanza. Cerchiamo sempre di sfruttare la maggior velocità dell'arma, che è anche superiore a quella che ha lui, nonostante non infliga danni letali. Scappa. Niente, ho preso una sedia. Se non erro si è andato, ecco, siamo riusciti a colpirlo. Era l'ultimo colpo, fortunatamente per noi. E vediamo che non ha equipaggiamento di grande interesse. Qui troviamo, oltre a queste cassapanche, sempre aree dedicate alla creazione di barriere, a qualcosa per limitare o per delimitare aree, quindi probabilmente qualcosa connesso alla protezione,
forse per proteggersi da un'incursione, proteggere comunque questo luogo. Guanti, vediamo se per caso sono migliori di quelli che indossiamo. No, sono uguali, hanno solo un colore diverso che mi piace di più e quindi me li equipaggio. Sono più in tinta con gli avambracci. Ok, lasciamoli qui. Come vedete, quest'area rispetto all'altra, che ha probabilmente più ristorazione, questa è anche svago. C'è una scacchiera, ci sono dei dadi che possiamo, volendo, raccogliere e mettere nell'inventario, così se vogliamo fare collezionismo possiamo prendere un dado e mettercelo in inventario. Qui troviamo un bill, che non è niente male, sempre rispetto alla nostra, presenta un maggior bilanciamento e un impatto inferiore, però un più alto slash, quindi possiamo passare come arma al bill e cambiare, quindi dopo un bel po' di tempo, la nostra arma a due mani, che diventerà appunto il bill, sempre che riesca a raccoglierlo. Ok, perfetto. Qui c'è una cassa panca, oltretutto forse no, uguali. A livello di scarponi abbiamo trovato tutti i scarponi dello stesso livello e valore. Ok, troviamo una cintura, che più o meno le cinture hanno tutte lo stesso valore, mentre anche in questo caso mi paiono uguali, e anche quest'area la presenza sempre di bagni. Si presenta addirittura due bagni. Si presenta come un'area di bagni pubblici, probabilmente, o sempre di soldati. Qui possiamo addirittura metterci questa addosso, ma vedete? Pesa troppo e il nostro personaggio viene schiacciato. Sempre davvero una fisica studiata in maniera molto precisa, addirittura, che si rapporta col personaggio. Qui non mi pare che ci sia altro di interessante, quindi possiamo uscire da queste stanze. Ed indirizzarci verso il proseguo della mappa. Che si sviluppa sempre lungo corridoi. E vedete la presenza di barricate difensive. Troviamo tre leve che nel prossimo episodio proveremo ad azionare, vedendo a cosa servono. Superiori come slash, e anche un branzo allo stesso valore, per cui abbandoniamo i nostri avambracci.
Sì, dai, non sono male. Qui vediamo che c'è un altro bill, di cui però già disponiamo, l'abbiamo trovato sulla cassettiera in precedenza. Adesso vi faccio vedere che è un bill, ok. Mentre da quest'altra parte... sono casse, otri, bottiglie, contenitori vari, ma niente che ci possa tornare utile. Bene, termino qui anche il terzo episodio. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!